Buonasera e ben ritrovati per il notiziario regionale. Andiamo a Cordovado. Auto contro un muro ferita giovane barista. Sbanda contro l'auto mentre va al lavoro a Cordovado e finisce contro un muro di recinzione abbattendolo. Una 23enne di Teglio Veneto è stata accolta ieri mattina in ospedale a San Vito al Tagliamento. Eleonora De Luca è rimasta politraumatizzata e i medici l'hanno trattenuta in osservazione. L'incidente è accaduto ieri alle 10:30 in via Teglio a Cordovado. La giovane era appena partita da casa a Suzzolins per andare al lavoro in un bar di Cordovado quando ha perso il controllo della sua Chevrolet Matiz, invadendo in prossimità di una semicurva la corsia opposta. L'auto ha proseguito dritta finendo contro il muro in cemento armato dell'abitazione al civico 65. Un botto violento. L'abitacolo dell'utilitaria è distrutta. La barista è riuscita a salvarsi grazie alla cintura di sicurezza che aveva regolarmente allacciato e all'airbag che ha evitato il violento impatto contro il parabrezza. La 23enne è uscita dall'auto da sola e si è sdraiata a terra. Era in stato confusionale. Soccorsa da un residente che stava andando a messa, è stata poi trasportata all'ospedale di San Vito al Tagliamento dal personale del 118. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono apparse gravi. I vigili del fuoco di San Vito hanno messo in sicurezza il tratto di strada, mentre i carabinieri di Cordovado dovranno valutare le cause dello schianto. Sul luogo dell'incidente anche molti residenti che hanno ribadito la necessità della messa in sicurezza di via Teglio. In passato la provincia di Pordenone aveva messo a bilancio importanti risorse per questa strada, spiegano. Qui purtroppo le forze dell'ordine passano poco, ma ciò che più preme è che non c'è un marciapiede o una pista ciclabile che ci permetta di raggiungere in sicurezza il centro del paese. Gemona, Friulania, la conquista del Colosso d'America. Operai nella vita, ma con la grande passione per la montagna e l'alpinismo. Silvano Forgiarini, Giuseppe Vidoni e Mauro Puntel, i primi due gemonesi ed il terzo tolmezzino, tenteranno a giorni la scalata dell'Aconcagua, la più alta montagna della cordigliera delle Ande argentine, ma anche di tutto il continente americano. Una spedizione tutta friulana nata tra amici che condividono l'amore per la montagna. Pratichiamo da tempo, racconta Forgiarini, lo sci alpinismo e l'arrampicata. Quest'avventura è nata per far provare l'esperienza dell'alta quota a Giuseppe Vidoni, che nonostante la giovane età, avendo solo 23 anni, ha già un curriculum di tutto rispetto, avendo affrontato diverse scalate in solitaria nel periodo invernale. Forgiarini vanta invece una lunga esperienza che lo ha portato anche ad affrontare la terribile vetta del Kanchenjunga, la terza montagna più alta del mondo, la seconda più difficile. Fu in occasione della spedizione organizzata nel 2013 che vide morire 5 dei 10 compagni di viaggio, due ungheresi, un coreano e due sherpa. Forgiarini abbandonò l'idea di attaccare la cima a soli 300 metri, a un'altezza di 8.250 metri. Avevo valutato la pericolosità della situazione, spiega, e avevo deciso di fermarmi prima del traguardo. Fu un peccato, ma andò meglio così. Altro tentativo, anche questo fallito, quello che lo ha visto protagonista in Pakistan, con la scalata del Gashebrun 1 a quota 7.800 metri, ma in quel caso, dice, furono le condizioni atmosferiche, in particolare una fortissima bufera, a fermarci. Nel continente americano invece lo scalatore friulano è riuscito a concludere con successo l'ascesa al vulcano Ocos del Salado a quota 6.890 metri. La spedizione per l'Argentina è iniziata il 6 gennaio con partenza e volo da Venezia direzione Mendoza con scalo in Spagna. L'Aconcagua con i suoi 6.962 metri, definita il Colosso d'America, è paragonabile agli 8.000 metri dell'Himalaya per il suo clima freddo. La poca umidità, la bassa percentuale di ossigeno e i venti forti sono soltanto alcune delle caratteristiche più importanti del clima di questa montagna. Per affrontare questa avventura si sono allenati costantemente nel corso dell'ultimo anno nelle Alpi Giulie ed hanno avuto il supporto di una decina di sponsor del territorio Pordenone, lunghe attese al pronto soccorso, serve più personale. La situazione di criticità nella quale versa il pronto soccorso del Santa Maria degli Angeli finirà in consiglio regionale attraverso un'interrogazione del consigliere Mara Piccin. Il nuovo anno si è aperto con numeri da record per quanto riguarda gli accessi al pronto soccorso. Se la media infatti di 100-120 accessi alla struttura sull'arco delle 12 ore, in questi giorni si è raggiunto un picco di 180, ovvero di 15 pazienti l'ora. Numeri che si riflettono sul tempo medio di attesa che si aggira sulle 2 ore, ma che anche in questi casi possono diventare anche 3 ore e mezza. Attesa ancora più lunga è stata quella dei codici bianchi, per i quali è giusto ricordarlo, non sarebbe neppure necessario rivolgersi al pronto soccorso, che rappresentano il 48% degli accessi complessivi, quasi 6 ore. Un quadro sconfortante perché secondo Mara Piccine questa riforma della sanità fatica a mostrare i suoi effetti salvificatori, che ci hanno spiegato in fase di approvazione nel settembre 2014 Serracchiani, Telesca e la maggioranza del PD.
depositerò un'interrogazione urgente in Consiglio regionale, annuncio, per sapere se a fronte di casi come questi si intenda agire o solo parlare. Piccin suggerisce all'assessore Telesca di provvedere ad un incremento di organico e ad una nuova organizzazione. Non è affatto vero, continua Piccin, che si tratta di un momento transitorio. A me personalmente è capitata la stessa cosa lo scorso febbraio, 5 ore di attesa. La riforma sanitaria, conclude, non può funzionare solo perché si chiama riforma. Deve dare risposte risolvendo i problemi. Quello degli organici è un problema serio. La salute dei cittadini non può essere demandata alle chiacchiere e delle riforme, bensì servono i fatti delle azioni. Dal canto suo, Giuseppe Sclippa, direttore di Presidio, ha annunciato che a febbraio uscirà il bando per l'assunzione di 3 nuovi medici da inserire nella struttura dell'emergenza. Piancavallo, ubriaco, esce di strada. Incidente ieri sera sulla strada che conduce a Piancavallo, nella zona del rifugio Bornas. Un uomo è uscito di strada con la propria autovettura, riportando lievi ferite. Il conducente appariva in visibile stato di alterazione alcolica, tanto che per placarlo con il 112 sono dovute intervenire anche 2 pattuglie delle forze dell'ordine. Lignano, Turismo Friuli Venezia Giulia promuove troppo poco Lignano. Da piccolo comune della bassa città più popolosa della regione, è la metamorfosi di ogni estate. Lignano diventa il traino dell'economia del Friuli Venezia Giulia, eppure se parliamo di promozione è trattata al pari della montagna o di un borgo rurale. Una mancanza di visione, quella di Turismo Friuli Venezia Giulia, che il sindaco Luca Fanotto contesta. Una dimenticanza che non accetta, perché nel calo delle presenze registrato in questi anni pesa, dice, la nostra assenza sui mercati internazionali, perché Lignano non è così immobile come appare ed è pronta a percorrere nuove strade. Avviando i lavori del lungomare e ragionando sulla tassa di soggiorno, candidandosi a ospitare i grandi concerti, è pronta a quel cambiamento cui stiamo lavorando dal primo giorno di mandato. Non è che manchi la gente a Lignano, ma la gente si ferma di meno e ha meno capacità di spesa. Le cause sono molteplici, dalla crisi economica partita dal 2007 che ha colpito maggiormente le famiglie al cambiamento del modo di fare vacanza. I turisti non stanno più 2 settimane di ferie, ma se possono le spalmano su tutto l'anno. Punto fondamentale sono le strutture, molte non sono più competitive rispetto ai servizi che il turista chiede. Ci sono ancora appartamenti di 19 metri quadrati che vengono affittati in stagione. Negli alberghi in molti casi è stata avviata un'attività di riqualificazione, ma una parte degli hotel non soddisfa ancora le richieste del turista. E questo me lo dice chi ha in affitto le strutture e che chiede al proprietario di intervenire senza però avere risposte. Infine c'è una carenza di promozione della località sui mercati internazionali. Turismo FVG non ha mai calibrato nella misura maggiore la sua attenzione in termini di promozione sulla città di Lignano. Mi dispiace dirlo, ma è così. È convinta che nell'appeal venga esercitato da tutto il Friuli Venezia Giulia ed io contesto questo. Il turista che viene a Lignano, se è bel tempo resta a Lignano tutti i giorni di vacanza, non è un turista che si muove in maniera agevole nell'entroterra. Sicuramente sono bellissimi luoghi della nostra regione, ma bisogna capire che gli investimenti in termini di promozione devono essere fatti sulle località che producono un reddito. Lignano è stata fortunata a ricevere un contributo da parte della precedente amministrazione regionale ed è stata fortunata che le attuali amministrazioni comunale e regionale siano riuscite a mantenerlo dopo il cambiamento delle regole nel 2012 del patto di stabilità che ha richiesto un percorso tecnico, giuridico e finanziario durato quasi 3 anni. Questo era il presupposto per realizzare il lungomare. Poi ci siamo riconcentrati sulla progettazione, rimanendo sempre convinti che l'intervento di riqualificazione doveva avere un approccio di carattere conservativo e con il mantenimento degli alberi. Questo lo confermiamo anche adesso. La Tisana, sindaco Salvatore Benigno, sanità, una riforma che non ci ha convinto. Siamo con il sindaco di La Tisana, Salvatore Benigno. State organizzando, ormai la macchina è quasi partita, un referendum che riguarda la sanità, le autonomie locali e immigrazione in regione Friuli Venezia Giulia. Ecco, può dirci qualcosa in più rispetto a questa iniziativa? Ma io partirei dal primo assunto, che è un dato politico, cioè l'unitarietà del centrodestra. Ecco, su queste 3 riforme della regione Friuli Venezia Giulia che secondo noi rimangono solamente degli enunciati, perché anche molti colleghi sindaci hanno preso forte posizione in questi ultimi mesi. Per quanto riguarda la sanità, nella bassa friulana siamo stati messi all'interno dell'azienda isontina, quindi con delle tradizioni completamente differenti, i nodi stanno venendo tutti al pettine, quindi una riforma che sostanzialmente non ci ha convinto, così come anche
Per quanto riguarda le autonomie locali, noi sindaci avevamo evidenziato la necessità di andare per gradi. Io stesso ero stato fondamentalmente in una prima fase, diciamo così, a favore di una riorganizzazione delle autonomie locali. Poi, gestendo, diciamo così, l'operazione, abbiamo evidenziato alcune problematiche, abbiamo chiesto più tempo, sostanzialmente avere delle dimensioni più contenute, e sono stati anche questi degli appelli di tanti sindaci a livello trasversale, quindi non con un determinato colore politico, lasciate inascoltate, per poi parlare di immigrazione. Immigrazione, basta vedere quello che in questi ultimi giorni leggiamo sui giornali, la Danimarca e la Svezia hanno chiuso le frontiere. Ecco, secondo noi deve essere un flusso ordinato, distinguendo quella che è l'immigrazione sancita dai trattati internazionali da quella che è l'immigrazione economica, dove possono celarsi anche delle situazioni di difficoltà, basta vedere quello che è successo a Colonia in questi ultimi giorni. Quindi ecco, non vogliamo fare una caccia alle streghe, ma sostanzialmente arrivare ad un ordine per quello che è i flussi migratori. Ecco, sono tre grandi tematiche su cui a livello regionale, con dei sindaci, ma soprattutto con l'unitarietà del centrodestra, stiamo cercando di porre all'attenzione dei cittadini, perché essi stessi siano gli ultimi a dire se le riforme targate Serracchiani hanno senso o rimangono solamente degli enunciati da giocarsi nella partita romana, lasciando poi nel territorio una marea di problemi irrisolti. Ortignano, presidente Identità ed Innovazione, Valeria Grillo. Il movimento si prefigge di promuovere la presenza del friulano nelle istituzioni. Siamo con l'ingegner Valeria Grillo, presidente del Movimento Autonomista Friulano. Scadenze dal punto di vista politico-amministrativo importanti, comune di Trieste, Pordenone e tanti altri. Ecco, il movimento che cosa sta facendo, che cosa sta proponendo e qual è la sua collocazione politica? Beh, certamente il movimento si sta applicando, diciamo, su quelle che sono le istanze autonomiste e quindi valorizzazione di quello che deve essere il territorio e le rappresentanze del territorio. Certo è che se guardiamo la fotografia del Friuli, per ora siamo malmessi, perché a governare la regione non c'è un friulano, a governare la città di Udine neppure, e via dicendo, no? Quindi la preoccupazione maggiore, ad esempio, per Trieste e per Pordenone sono proprio quelle di dare una rappresentanza di gente del posto. Ecco, per noi è lo spirito questo quello che ci anima. Cioè riprendere il ruolo della friulanità anche all'interno delle istituzioni. Non c'è più tempo di delegare ad altri le scelte politiche dei territori. Mi pare che abbiamo delegato fin troppo ed è il male nostro. Dicevamo anche durante queste serate di confronto autonomista che l'interesse soprattutto delle varie genti, no, è sempre stato quello di lavorare in Friuli, delegare ai politici, agli consiglieri comunali di fare il loro, però ci siamo ritrovati in una situazione in cui delegando non abbiamo più niente. Quindi se da un lato anche l'associazione Identità e Innovazione festeggia 10 anni di vita, proprio perché da tanti anni abbiamo riscontrato il pericolo della poca consapevolezza del friulano, come di ogni cittadino, che se non si prende in mano il proprio futuro, qua è finita. I pericoli sono grandissimi. La confusione istituzionale che sta contraddistinguendo il Friuli Venezia Giulia in questo periodo, UTI, province sì o province no, 5 città metropolitane, un'implosione incredibile, è dovuta forse proprio a questa delega, e forse non si conosce bene la storia dei territori? Beh, certamente questa è la giustificazione del disastro che sta accadendo qua da noi, perché in realtà chi governa non è sicuramente uno del posto. Le fazioni che magari vorrebbero sostenere queste tesi lo devono fare, ma non credo che dentro di loro stiano veramente, dormano proprio sonni tranquilli, perché è andare contro di noi. Sicuramente vogliamo quasi farci belli nei confronti di un'Italia, essendo vice, no, di qualcuno che governa a livello nazionale, per far vedere che il modello Friuli può rappresentare un modello di efficientismo e tant'altro che già in passato non ci aveva mai premiato. Non possiamo contare che
essere efficienti distruggendo le amministrazioni vicino al territorio, vicino al cittadino, sia un'arma vincente. Dobbiamo solo purtroppo evidenziare che questo è proprio il debug. Noi siamo in mano a chi vuole distruggere territorio, rappresentanze, e noi friulani e noi lavoratori. Udine, consigliere regionale Giuseppe Sibau, le UTI si fermeranno. Siamo con il consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia Sibau, di autonomia responsabile. Oggi in Friuli dà l'impressione che queste riforme degli enti locali siano in fibrillazione. Da una parte ricorsi al TAR, dall'altro, l'altro giorno a Pordenone, una proposta di fare 5 città metropolitane, una cosa difficilmente, se non impossibile, da capire. Ma lei ha già descritto in maniera riassuntiva il problema. Cioè, questa proposta di legge che viene fuori dal governo del PD e della Serracchiani, una proposta di legge che mi pare, ma non solo a me, si stia arenando per le grossissime difficoltà che ritrova quanto a consenso non solo da parte delle minoranze del centrodestra o dei 5 Stelle, ma anche dagli stessi sindaci del PD, che non la condividono ma la devono subire. Ma credo che, a mio avviso e non solo, in tempi molto brevi l'impasse sarà tale per cui tutto si fermerà. Grazie per l'ascolto e rimanete con noi per le notizie che arrivano dal Veneto orientale.